si salva invece la Libertas Eraclea con il pareggio 5-5 sul campo del Salinis, parità di punti con il Torino. Libertas Eraclea, Eraclea qui intanto inizia il secondo tempo con il calcio d'avvio battuto dal Caos, che in questa ripresa attacca da destra a sinistra dei vostri, da sinistra a destra dei vostri teleschermi, e lo fa subito con il portiere di movimento, con Lion, che ora però retrocede verso la propria porta dopo essere stato chiamato in causa da Pedotti. Il pallone troppo lungo per Boaventura e dunque rimessa laterale in favore del Napoli. Dicevamo del Libertas Eraclea che ha prevalso sul Torino in virtù della differenza reti negli scontri diretti, 5-1 in casa, nella gara che peraltro abbiamo seguito in diretta su Rai Sport la settima giornata, e poi invece al ritorno ha vinto il Torino ma per 5-3. Nel girone A della Serie A2, già promossa direttamente con ampio anticipo il New Team Friuli Venezia Giulia. Ci saranno invece anche lì i play-out, adesso vi diremo tra chi, ci saranno due squadre sarde ai play-out. Città di Sestu, il Cagliari, il Pesaro Fano terzo in classifica e il Forlì che ha chiuso dunque al quinto posto. Playoff ovviamente. Boaventura, palla all'indietro per Andrea, troppo corta, ne stava per approfittare Fornari, poi ancora Boaventura per Cacà, Pedotti, Boaventura, Andrea, Pedotti. Ma poi impacciato il Caos nell'impostazione, spesso perdono palloni che hanno tra i piedi, abbiamo visto Andrea Ferreira adesso sbagliare uno stop facile. Costa che non ha approfittato oggi della sconfitta del Forlì, ha perso a Carmagnola e dunque rimane fuori dai playoff. 37 punti per il Forlì, 36 per l'Aosta. Pedotti ha ricevuto da André, palla ancora per il capitano del Caos che gira per Boaventura, ancora Pedotti, André, anticipo netto di Bico su Cacà, Bico fermato da André. Ancora il Napoli con Evandro, fermato da Boaventura, Evandro che resiste alla tentazione del fallo, poi ancora un anticipo di Rodrigo Bertoni su Cacà, Boaventura, pallone per Pedotti. Non trova soluzioni neanche in questo inizio di secondo tempo il Caos, anche se mi sembra un po' più aggressivo nel cercare il pallone. Qui tenta una soluzione da lontanissimo capitano Andrea Ferreira, segno evidente che non è molto chiara la situazione tattica. Guarda qui, palla persa ancora una volta, è un momentaccio brutto della partita. Bico Pelentir alla rimessa laterale, all'indietro per Rodrigo Bertoni, ancora Bico, Evandro, Bico, Fornari, Garzia Pereira, inquadrato Leopoldo Capurzo, non è soddisfatto. E ci mancherebbe, insomma, non mi sembra il Caos che ultimamente ha fatto tutti i risultati, mi sembra una squadra un po' smarrita dentro al campo, non riesce, attenzione qua, guarda, ha perso completamente l'uomo Pedotti. Occasione clamorosa per Fornari sull'assist splendido di Bico Pelentire con il tacco. Pedotti si è fermato a protestare con l'arbitro, probabilmente Fornari l'ha tirato nel momento in cui è partito per rubargli il tempo, però non può commettere un errore del genere. Permesso una conclusione semplice poi a Fornari. Jeffe, Cacà, sbaglia la conclusione con il destro. È buona qui, è grande finta da parte di Jeff che poteva andare a conclusione, poi con l'esterno ha servito Cacà in posizione centrale, da lì lui non deve sbagliare, invece scaraventa altissimo. Fornari, Evandro prova ad andarsene, Evandro ancora il tiro,
direttamente sul fondo. Cacà si gira su Rodrigo Bertoni, ancora Cacà, la conclusione murata da Fornari, rimessa laterale in favore del Caos. Partita che rimane difficile per tutti e due, anche se devo dire in questo secondo tempo il Napoli non ha avuto ancora grosse occasioni, sta spingendo di più il Caos. Ancora una volta con Lion fuori rischia di perdere il pallone, qui Tulli, proprio idee poco chiare da parte del Caos, mette fuori il pallone Tulli. Napoli probabilmente ha preparato bene questo tipo di situazione contro Lion, perché ogni volta che scende il portiere sale la squadra aggressiva e lo costringe a forzare l'azione. Rimessa che va ripetuta per il Napoli. Garcia Pereira, Fornari, palla per Lucio Gonzalez, indietro per Fornari, la conclusione con il sinistro, pallone sul fondo, siamo già dall'altra parte con Kakà. Vinicius, poi Lucio Gonzalez torna da Bertoni che gli aveva offerto il pallone, intercettato al volo, poi Fornari prova a rientrare sul sinistro, viene chiuso da Vinicius in fallo laterale. Aveva perso ancora una volta l'uomo Evandro, cioè Kakà aveva perso Evandro sul secondo palo. Pallone per Garcia Pereira, l'apertura per Lucio Gonzalez che arretra, va da Fornari. Vinicius, Geffe, ancora Vinicius, Geffe per Tulli che punta Lucio Gonzalez, torna all'indietro da Geffe, dentro per Kakà, per Vinicius, la sponda indietro per Kakà, ancora il Caos in possesso di palla, il gol del 2-1 di Vinicius che ribalta dunque il risultato al quinto minuto. E qui bellissima azione, ancora una volta è stato bravo Tulli a servire Vinicius sul secondo palo, con molta freddezza Vinicius ha messo dentro e ha portato in vantaggio il Caos, e adesso si fa veramente dura per il Napoli. Il pallone giocato da Botta all'indietro per Lucio Gonzalez, la conclusione messa sul fondo, Botta, Fornari, palla ribattuta da Vinicius, la terra Tulli, c'è fallo da parte di Fornari, anzi di Lucio Gonzalez che viene ammonito. E adesso Napoli deve forzare la situazione e rischia, perché come in questo caso ci potrebbe essere una partenza a campo aperto da parte del Caos, che l'avevamo detto che quel gol sul finire del primo tempo ha dato molta fiducia agli uomini di Capurso e hanno iniziato meglio la ripresa, soprattutto perché Napoli è poco incisivo rispetto al primo tempo. Pallone per Tulli, all'indietro per Coco, dentro almeno ci prova perché Botta mette in fallo laterale. Vediamo questo calcio d'angolo, intanto chiama Lion qui per lo schema, probabilmente lascerà scorrere il pallone, no? Ancora Coco, palla messa in calcio d'angolo, arriva Lion, colpisce malissimo, palla che va più vicina alla battuta del corner che al palo della porta difesa da Garcia Pereira. Pallone che tocca i sostegni del palazzetto in alto, per cui fallo laterale per il Napoli. Pallone per Botta, quindi Noro. Ancora Botta. Sbaglia il passaggio per Lucio Gonzalez, regalando la rimessa laterale al Caos. Sbaglia proprio a posizionare il pallone Vinicius e il signor Di Gregorio cambia la rimessa in gioco. Abdala,
fermato da Vinicius. Puli sbaglia tutto, riparte in superiorità numerica anche con Garcia Pereira il Napoli, poi torna indietro il portiere partenopeo qui Coco Wellington, temporeggia Lucio Gonzalez, lo costringe al tiro dalla distanza, pallone sul fondo. Non solo, lo costringe al tiro con il destro, lui che è un mancino naturale, infatti apre troppo la conclusione che va largamente al lato. Perde tantissimi palloni adesso il Napoli, è in confusione totale. Vinicius. Tanto 1-1 Martina e Asti. Guarda che dunque è iniziata con ampio ritardo. 6-0 delle Rieti, Luperense sempre avanti 1-0 alla palla di Gopiano. Botta. Ha ragione che non accompagna Evandro, doveva... Lucio Gonzalez, scusa, rimane troppo dietro, non accompagna l'azione. Ancora Lucio Gonzalez all'indietro per Botta. Lucio per Garcia Pereira. Jeff intercetta, pallone per Vinicius, arriva a valanga Garcia Pereira. Vinicius, tocco per Kakà. Coco, e Botta per Noro, la ripartenza del Napoli, la conclusione di Noro, si mette una pezza, Lyon non riesce ad evitare il calcio d'angolo, Vinicius. Bella conclusione qui, Lyon è anche fortunato perché la prende con la mano, però la palla prende una deviazione verso l'angolo. Vantaggio dell'Asti con Wilkem dopo 2 minuti e 20, al terzo minuto esatto il pareggio di Paulinho. Qui Botta, c'è il fallo di Vinicius che sembra abbastanza nervoso ai danni di Noro. 2-1 il conto dei falli per la squadra di casa. E questa è una posizione pericolosa per il Napoli, ha due buonissimi tiratori sia Noro che Jader Fornari. Vediamo la disposizione a barriera da parte di Lyon, 3 uomini in barriera, addirittura c'è la possibilità di infilare la palla sul secondo palo. Vediamo Vinicius molto alto lì, se va Abdala sul secondo palo diventa un problema, eccolo qua, e però c'è dato Noro, col destro non l'ha presa, ma la posizione era veramente sbagliata da parte del caos. Vinicius per Pedotti, pallone per Coco, Pedotti, ancora Coco, Kakà dall'altra parte per Vinicius, al centro per Coco, quindi Pedotti, Vinicius apre per Kakà, Pedotti, Coco Wellington, poi Lucio Gonzalez, Abdala la conclusione, forse sarebbe uscita ma Lyon non si fida e ci mette comunque le mani, dando il calcio d'angolo al Napoli. Troppo leziosa qui la manovra per uscire da parte del caos, il Napoli che riesce a rubare palla con due uomini veloci come Lucio e Abdala. Lucio all'indietro per Botta, Noro, si gira Noro, conclusione spinta da Lyon e poi Botta, si fa murare da Vinicius, ancora Botta, Abdala, ancora Abdala, fermato da Coco, lamenta un colpo da parte di Botta, rimessa laterale per il Napoli al 9° minuto della ripresa, protetto il pallone, Botta, alzato un pochino il gomito, ma insomma c'era assolutamente cattiveria da parte del numero 9 del Napoli. Abdala indietro ancora per Botta, Noro per Abdala, Lucio Gonzalez,
Noro prova a chiudere il triangolo con il numero 16 del Napoli. Si chiude bene però il caos che ora riparte con Vinicius che ha ricevuto da Pedotti. Torna all'indietro da Coco Wellington che apre per Kakà. Cerca di gestire il caos, però non lo sta facendo nel migliore dei modi, anche perché spesso perde il pallone e poi c'è Noro. La botta di Kakà in due tempi. Leandro Garcia Pereira alza il pallone, Noro, arriva Bico al volo, grande giocata anche dall'altra parte del campo con Lyon che concede ancora il calcio d'angolo. Ancora ingenuità qui da parte di Pedotti che lo lascia andare e Bico va alla conclusione. Qui intanto gli vediamo la grande conclusione di Kakà. Bico Pelentir, la botta di Evandro messa in calcio d'angolo. Levarti va ad accertarsi delle condizioni di Bico Pelentir. Si sta facendo schiacciare dal Napoli il caos, sta trovando fiducia la squadra di Orangers. Dico al centro, Noro riesce a girarsi in qualche modo, poi arriva Vinicius ad anticipare anche Bico Pelentir. Boaventura prova ad andarsene sulla linea laterale a botta, non c'era proprio spazio da quella parte, lo aspettava il numero 9 del Napoli. Rimedia al suo stesso errore Boaventura, recuperando il pallone per il caos. Lyon per Kakà, di prima per Tuli, palla di ritorno per Kakà. Kakà, incrocio dei pali, è il secondo legno del pivot del caos. Qui errore perché deve incrociare sul secondo palo invece di andare a cercare il primo palo, e poi Boaventura doveva accompagnare per consentirgli di avere un'altra possibilità. Viva a terra Fornari. C'è calcio di punizione per il Napoli, terzo fallo del caos, ne ha commesso uno solo il Napoli in questo secondo tempo. Situazione molto simile a quella del primo tempo, qui De Varti opta per il calcio di punizione. Vediamo, Fornari si lascia andare veramente in maniera troppo semplice. Va Fornari alla battuta del calcio di punizione. Parte Fornari a cercare Bico Pelentir sul primo palo, la barriera devia in fallo laterale. Fornari al volo, grande intervento di Lyon, grande giocata di Fornari, ancora ci prova Fornari, deve schiacciare ancora Lyon, poi Pedotti non riesce ad evitare la rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli. Prima di sinistra e poi di destra, due conclusioni al volo eccezionali da parte di Fornari, due risposte da parte di Lyon che si rifà del gol subito in cui era stato poco reattivo. Evandro all'indietro per Bico, numero di Bico, il pallone per Evandro, il palo di Bico, poi ancora Lyon che salva miracolosamente. Che occasione per il Napoli per il 2-2, esce di petto Garcia Pereira, viene ammonito forse con la mano. Punizione battuta 5 metri indietro rispetto al punto in cui era avvenuto il fallo. Ammonito dunque Garcia Pereira. Vediamo. Mi è sembrato fallo di mano, anche a De Varti probabilmente, cioè in diretta mi è sembrato che avesse perso un po' il contatto col pallone e si è usato il braccio. Insomma non si vede molto bene, la prende col petto inizialmente, però poi secondo me vedendola dal vivo la palla gli sfugge e lui la domestica un po' con il braccio. Questi sono i classici casi in cui si vede, si capisce meglio dal vivo a velocità normale che non nei replay. In ogni caso non ha protestato Garcia Pereira, dunque stiamo rivedendo ancora. Sì, forse anche con la mano. Comunque calcio di punizione per il caos, secondo fallo nella ripresa per il Napoli quando siamo entrati da 20 secondi nell'ultimo quarto di gara, 9 minuti e 37 ora al termine. 2-1 per il caos che ha rimontato il vantaggio iniziale dei Fornari con le reti di Tuli allo scadere del primo tempo e di Vinicius in avvio di ripresa, doppietta di Fornari per il 2-2. Che potenza in due.
due hanno cercato di metterlo giù, lui ha retto botta e poi ha scaricato tutta la rabbia col sinistro sul secondo palo. Lion non ha potuto far nulla. Qui forse ci poteva essere anche un calcio di punizione fischiato a posteriori per il fallo di Boaventura, che vedi come lo spinge, lui riesce a tenere equilibrio e a mettere sul secondo palo. Gran gol di Fornari. Dunque doppietta per Fornari, il secondo gol al minuto 10 e 32 della ripresa. Boaventura si allarga quando c'era Kakà sul secondo palo, che aspettava soltanto il pallone per appoggiarlo in rete. Era messo male col corpo, doveva tentare la conclusione immediatamente. Qui Kakà tocca per Pedotti, si porta 20 gol Fornari. Intanto nuovo vantaggio dell'Acqua e Sapone a Roma sulla Lazio. Un risultato molto importante in chiave secondo posto. Sì, si è ribaltata in un attimo completamente la situazione al secondo posto, perché aveva allungato a più due il Caos, che vinceva mentre l'Acqua e Sapone pareggiava a Roma. Adesso invece in vantaggio l'Acqua e Sapone. Calderolli ha siglato il 2-1. Aggiornamenti che arrivano in netto ritardo. Mentre qui, insomma, il Caos si è incassato il pareggio del Napoli con il secondo gol di Fornari. Poi tra l'altro all'ultima giornata l'Acqua e Sapone giocherà con l'Under 21 della Marca, per cui saranno tre punti sicuri, mentre il Caos dovrà andare a giocare ad Asti. Qui spazza via Evandro direttamente in fallo laterale, rimessa affidata ad André. 8 minuti e 14, c'è ancora tanto tempo in tutti i campi se le gare, a parte quella di Martina Franca, sono iniziate in contemporanea. Un Pedotti un po' distratto, diciamo così, oggi, sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Adesso si è fatto, mentre tagliava, ha intercettato un pallone vagante nell'aria e ha consentito la ripartenza al Napoli. Il Napoli che prova ad approfittare della distrazione non solo di Pedotti, ma un po' di tutta la squadra di Capurzo, che ovviamente è motivatissima ad arrivare seconda in classifica, ma certo il Napoli si sta giocando i playoff, la qualificazione, l'accesso ai playoff. Qui c'è il fallo di Lucio Gonzales, parità ora anche nel conto dei falli, 3-3. André all'indietro per Geffe, Tuli, pallone per Kakà, si intromette tra i due Rodrigo Bertoni, che spazza il pallone in fallo laterale il più lontano possibile. Ma un giocatore che, quando uno è bravo come lui in fase difensiva, riesce a capire prima dove va il pallone. Aveva capito che cercava lo scambio Tuli, è andato in anticipo netto. Prova il pubblico. Si fa sentire il pubblico del Palamint 2B. Mentre al Palarigo Piano c'è il raddoppio della Luparense con Onorio al quinto minuto del secondo tempo. Pescara con questi risultati dovrebbe andare a vincere a Napoli, perché potrebbe bastare ai napoletani anche l'X. Eh sì, l'avevamo detto nell'intervallo, ma c'è ancora da giocare qui alla Palarigo Piano, c'è tantissimo tempo. No, ma sembrava dopo la vittoria 5-1 netta contro l'Asti che avesse intrapreso la strada buona il Pescara. Intanto 2-2 Martina Asti. Palla in fallo laterale in favore del Napoli. Stiamo qui alla Palamint 2B perché i risultati, insomma, arrivano, come detto, in ritardo oggi. Il pallone di Lucio per Evandro, che chiude il triangolo con Lucio. La conclusione però è alta sopra la traversa, corpo all'indietro, il pallone inevitabilmente si impenna. Sì, però abbiamo visto anche qui troppo, ha consentito troppo la conclusione André Ferreira, un giocatore che tra l'altro era molto caldo anche in zona gol, ma bene dal punto di vista tattico e difensivo, che oggi mi sembra un po' distratto. Tuli,
Geffe. Palla in fallo laterale, battuta da Tulli, ancora per Geffe che vuole far salire anche Lion. Carica il tiro Lion, sfiora il palo alla sinistra di Garcia Pereira. Qua non avrebbe potuto far nulla Garcia Pereira. Fornari, Fornari prova a soffiargli il pallone, Kakà alla fine lo costringe a toccare in fallo laterale. Tulli, pallone per André, l'apertura per Geffe. Geffe punta a botta, poi va da Kakà, fermato a terra André, non c'è fallo da parte di Noro. Noro per Lucio Gonzalez che sembrava in ritardo, invece sigla il 3-2 al quindicesimo. E qui si va a lamentare André Ferreira, voleva il fallo, l'arbitro Di Gregorio era molto vicino, ha fatto giocare, adesso chiede time out Leopoldo Capurso. Sentiamo, sarà avvelenato il tecnico del Caos. Esci, andiamo con il portiere di movimento, muoviamola bene, veniamo in mezzo Coco, non facciamo, non siamo statici, muoviamoci, facciamo quello che abbiamo visto, ok? Ehi, convinti, andiamo a riprendere la partita, state calmi, tranquilli, calmi, non c'è problema, non stiamo lì a pensare a quello che abbiamo fatto, pensiamo a quello che dobbiamo fare, andiamo tranquilli, ok? Forza, dai, andiamo. Vieni tu lì, vai dentro. Giusto in questo momento dare tranquillità alla squadra, anche se nell'arco di tutta la partita non è mai riuscita a essere sciolta e tranquilla la squadra di Capurso. Adesso 5:45 al termine, non sarà per niente facile ribaltare questo risultato. Nel frattempo l'Asti sta perdendo 3-2 Martina con una tripletta di Paulinho. Rimessa, si riprende con il Caos. Geffe per Pedotti, col portiere di movimento ora la squadra di Capurso. Geffe, Pedotti, André, ancora Pedotti, Coco, pallone per Geffe, dentro botta in fallo laterale. Più veloce deve essere il giro palla se vogliamo concludere, perché palla stoppata poi diventa difficilissimo. Geffe, Pedotti rischia tantissimo sul pressing aggressivo da parte di Rodrigo Bertoni. E Coco all'indietro per Pedotti, ancora André, Geffe, André. Veramente sbagliato il passaggio per Kakà, tra l'altro su un giro palla lentissimo, molto prevedibile. Ora botta all'indietro per Lucio Gonzalez, palla sul fondo, Lion, Kakà fermato da Pedotti, messa laterale. Poca, veramente poca lucidità da parte del Caos, che non anche nel giro palla non riesce mai a essere veloce, concreto, soprattutto sotto porta. Geffe dall'altra parte per André, Pedotti, ancora André, Pedotti per Geffe, la conclusione di Geffe, pallone sul fondo. Interessante vedere che in una situazione come questa, con un 2-2, gioca davanti Rodrigo Bertoni, che è un difensore puro, però è un giocatore che sa leggere bene le traiettorie e lo mette davanti l'allenatore per cercare di rubare palla. Garcia Pereira, quando mancano 4 minuti e 33 al termine, Fornari va a prendersi il pallone e a guadagnare il calcio d'angolo, anzi no, c'è rimessa laterale, l'ultimo tocco evidentemente dell'ex giocatore del Pescara. Kakà, errore di Kakà. Lion,
c'era calcio d'angolo, ci ha provato Lion. Stava per prendere il pallone, poi l'ha lasciato perché ha visto che non era nello specchio. Anche perché se l'ha lasciato evidentemente l'ha colpito un suo giocatore, e a quel punto altrimenti avrebbe potuto prendere il pallone con le mani. Eh sì. Insomma, si vedeva dalla mimica di Lion che l'aveva lasciata non perché era rimessa dal fondo, ma perché il pallone non era nello specchio, e avendolo, insomma, essendo un retropassaggio del compagno, non avrebbe potuto riprendere lui il pallone visto che aveva avviato l'azione. Geffe, Coco, Kakà, Geffe, palla per Coco, dentro per Tuli, all'indietro per André, sta già per lasciare il posto a Lion perché il Napoli sembrava aver recuperato il pallone. Meno di 4 minuti al termine, per l'esattezza 3:45, deve affrettare i tempi ora il caos. Kakà si divora il possibile gol del pareggio, qui viene concesso vantaggio al termine dell'azione, verrà sanzionato il quarto fallo del caos commesso da Coco. Ma è stata una grande opportunità qua. Evandro secondo me si è lasciato andare colpito, però insomma era un'occasione d'oro per il Napoli perché non c'era il porta Lion, ma c'era André Ferreira, poteva approfittarne la squadra di Oranges per cercare di mettere due gol di divario tra il 6 e il caos. Kakà, la botta di Kakà, c'è deviazione, c'è calcio d'angolo, sì, concesso da Di Gregorio. De Varti aveva dato invece la rimessa dal fondo, si fida del suo secondo. Sì, però De Varti era la parte giusta per poter decidere. Tuli, André, Geffe, Kakà al centro per Geffe, il gol del 3-3 del caos con Geffe al 17° minuto. È andato a cercare l'1-2, stranissimo, in una situazione di portiere movimento. Abbiamo visto Geffe dettare il passaggio, andare a concludere e poi con freddezza alzare il pallone nel momento decisivo. Anche con un po' di fortuna trova il 3-3 il caos. 16:46. Sul cronometro l'autogol di Evandro, l'abbiamo rivisto bene in questo replay, ora anche in quest'altro del nostro Pietro Sollecchia. Dunque autogol di Evandro, non gol di Geffe. Avevo detto con un po' di fortuna perché c'era un po' di confusione, non mi era sembrata una confusione limpida, infatti attenzione, qui poteva essere fischiato. Sì, avevamo visto la deviazione ma non sembrava decisiva, cioè nel senso che il tiro di Geffe sembrava indirizzato nello specchio della porta. In quel caso anche con la deviazione di Evandro il gol lo avremmo attribuito al numero 8 del caos, ma invece il tiro di Geffe sarebbe uscito, stava addirittura rientrando verso il centro del campo. Qui Kakà prova a dribblare Bertoni che non si lascia sorprendere, poi arriva in ritardo Tuli sull'assist di Kakà. Era una buona chance questa per il caos per ribaltare nuovamente il risultato, risultato molto altalenante in questa splendida sfida. Un gancio splendido qui da parte di Fornari che va a complicarsi la vita su Kakà e Coco. Ora si lotta su ogni pallone, Coco lancia sul pallone, ferma De Varti il gioco perché c'è Fornari a terra. E qui credo che sia stato fischiato un fallo contro il Napoli, per cui dovrebbe essere il quarto fallo anche per il Napoli. Vediamo un po', no, forse no. Ha fermato il gioco solamente per la botta in testa di Fornari. Sì, ha fatto cenno a Geffe che scodellerà lui De Varti, che ha lasciato molto correre in questa azione, parecchi contatti, insomma al limite del regolamento. Ancora a terra Fornari. Sugli altri campi Martina sempre in vantaggio sull'asti in virtù della tripletta di Paulinho. Sempre più capocannoniere chiaramente.
ovviamente Paulinho con questi tre gol si porta a quota 28, staccando Hector che era a 20 e agganciato da Fornari che era a 18, si è portato a 20. Qui stiamo rivedendo il pallone al centro di Geffe, che è molto caparbio, poi prova a mettere al centro per il rimorchio di un compagno e Evandro mette nella sua porta, dunque autogol di Evandro al 17esimo minuto, parità quando mancano ora 2 minuti e 26 al termine. Si rialza Fornari, ha asciugato il parquet, colpo al collo più che alla testa per Fornari, comunque una zona delicata del corpo, costretto a uscire. Riprende con il pallone che viene scodellato da De Varti, con il Napoli che non andrà a contenderlo al Caos che ne era in possesso, stava già ripartendo nel momento dell'interruzione. Il Caos che prova a vincerla, tiene in campo André Ferreira. Tuli all'indietro per Geffe, pallone per André, ancora Geffe, Tuli, all'angolo c'è Coco, si torna da Geffe. Vuole andare alla conclusione Geffe, palla fuori di poco alla sinistra di Garcia Pereira, e gli aveva fatto la fotografia Garcia Pereira, ha dato un'occhiata, buon per il Napoli che il pallone è sfilato al lato del secondo palo, ma qui veramente era stata bellissima la finta per andarsi a liberare e poi la conclusione violenta e precisa da parte di Geffe. Intanto tocco con una mano prima di Tuli, poi di Jeff, giudicati entrambi involontari, espulso Casalone a Martina Franca. Il portiere dell'Asti, non vedo neanche Casassa in panchina, la squadra di Tiago Polito. Il pallone giocato da Vico Pellentir, fermato da Cacà in fallo laterale, 3-3 quando siamo al 19esimo minuto. Si ruba palla a Cacà, c'è l'errore di Vico, Evandro la recupera per il Napoli, Lucio Gonzales, Vico Pellentir, Lion tira verso la porta di Garcia Pereira che attende comodamente il pallone. Poca lucidità qui da parte di Lion, qui c'è il fallo, è il quinto fallo della squadra di casa, attenzione, anche perché c'era una possibilità per una superiorità numerica per il Caos. Sì, ha sbagliato completamente la scelta, è andata a concludere da così lontano, poi tra l'altro il portiere era tranquillamente tra i pali, insomma. Ma è tutta la partita che è poco lucida il Caos, francamente. Lucio Gonzales si accentra il suo tiro, è respinto da Noro, c'è superiorità numerica ancora per il Caos, Cacà si attarda ma poi riesce a centrare la porta per il 4-3 al 19esimo minuto, 68 secondi al termine. Incredibile qua, Napoli si è fatto prendere in ripartenza, superiorità numerica, poi questa volta Cacà ha mostrato tutta la sua classe, ha spostato il pallone e ha fulminato Garcia Pereira nell'angolino basso, la finta di servire il compagno sul secondo palo e poi vedi rientra qua, beffa, botta e poi sul primo palo, palo interno rete. Sentiamo il time out di Rangers. Jader e Rodrigo, giriamo palla, non facciamo la cazzata di sabato scorso, giriamo palla con tranquillità. Cerchiamo l'occasione, non facciamo forzature. Tre sul lato, Rodrigo, Noro, lasciamo Jader, Vico, Noro. Girate tutti e due, Forza. Prova a prenderla con il portiere in movimento, vediamo un po', manca un minuto alla fine. Alla fine Napoli francamente non meriterebbe di perdere questa gara, però Caos ha fatto di tutto per vincerla, ci ha provato a continuare a insistere col portiere in movimento, vediamo un po'. Il pareggio dell'Asti con Vampeta, ma siamo ancora al 15esimo del primo tempo. Dopo Pedentir, Fornari,
Rodrigo Bertoni, Massimo, il migliore in campo di Rai Sport, è giunto il momento. Guarda, io anche se stanno perdendo dico Fornari, ha fatto veramente una grande partita, a parte i due gol, è un giocatore che sta facendo un grande campionato, sembrava un giocatore in discesa dal punto di vista del rendimento, invece è un giocatore che ancora sa il fatto suo. Fornari tocca per Lucio Gonzalez, all'indietro per Bertoni, la batta di Bertoni murata da Jeff che fa esplodere il Palamite 2B, ma c'è ancora vita per il Napoli. Andrà Noro alla battuta del calcio d'angolo. Noro all'indietro per Fornari. Bico, palla ancora per Fornari. Bico Pelentir, Fornari. Noro, scusate, Bertoni, Fornari, apre per Bico, Noro, attenzione, l'intervento di Vinicius, poi Kakà, senza fretta, dopo l'errore di prima, ora mancano 6 secondi, 5, 4, c'è un'ultima chance per il Napoli, vuole andare alla conclusione, Bico e Coco, vuole andare al tiro, ma il tempo era già scaduto. Non vale il gol di Coco Wellington e dunque il caos che batte 4-3 il Napoli. Gara avvincente, emozionante e spettacolare. Abbiamo visto tanti errori, Massimo, da una parte e dall'altra, ma insomma è stata una gara molto emozionante, se la sono giocata entrambe per vincerla. E il Napoli era avanti a 3 minuti e 15 dal termine, invece 3 minuti e 14 dal termine, invece l'ha addirittura persa questa gara con il gol decisivo di Kakà a 68 secondi dalla sirena. Vano il tentativo con il portiere di movimento alla fine del Napoli, ha premiato invece la tattica del portiere di movimento e il caos con la scelta di Leopoldo Capurso di vincere la gara. Noi diamo la linea alla regia per la pubblicità, torneremo per il post partita con Fornari che verrà premiato come migliore in campo. Linea alla regia.